Da inizio anno a Piacenza la questura ha già eseguito 19 misure cautelari e 4 ordini di carcerazione per violenza di genere. Sono invece 36 i casi di maltrattamenti, di cui 11 di stalking e 13 di violenza sessuale. L'andamento è stato approfondito nella puntata di Nel Mirino, in onda ieri sera su Telelibertà. Il presente, ma soprattutto il futuro delle professioni infermieristiche, è stato al centro di un convegno a cui ha partecipato Rosaria Alvaro, la prima infermiera in Italia a ricoprire la carica di prorettore di una università. Hanno decisamente fatto centro ancora una volta i Giochi Olimpici, organizzati con il motto Lo sport è per tutti. La seconda edizione dell'evento è servita per raccogliere fondi a sostegno di 7 realtà piacentine che si occupano di ragazzi con disabilità, alle quali è stato donato un contributo complessivo di ben 16.800 euro. Su Telelibertà torna stasera alle 21 Mestieri e Tradizioni, che mostrerà la carbonera dell'Alta Valdarda e la lavorazione della farina di castagne. Prima, alle 20.30, la grande notte del calcio piacentino. Domani mattina il pubblico passeggio sarà la pista dei piccoli ciclisti che si cimenteranno nella gara Giovanissimi Primi Sprint, secondo trofeo Panathlon, tutti rigorosamente in giallo per l'ormai imminente arrivo del Tour de France. Tutte le altre notizie sono disponibili in tempo reale sul nostro sito liberta.it. We'll be right back.